1%. Attrezziamoci, abbiamo avuto solo, creato tutti gli oggetti. Guardate, non ho avuto niente. Questo. Mi raccomando ragazzi, per questo video voglio tanti iscritti, tanti mi piace e tanti commenti. Questo è l'ultimo, quindi iniziamo con il video. Sigla! Sembra ci si muova. Bentornati ragazzi con un'altra puntata di The Last of Us, il vostro Vincent che vi parla, per dire, e siamo a Jackson City. I segni delle luci e siamo Ellie. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non dirlo. Allora, abbiamo visto nella scorsa puntata che lei alla fine. Facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Cavo a starle dietro. Credo che. Che voi due sareste diventate amiche. Sarebbe piaciuta. Sareste piaciuta. Sì. Stupendo. Singolarità. Ok ragazzi, allora vi stavo dicendo, abbiamo visto che nella scorsa puntata Ellie doveva essere quindi doveva essere sottoposta a un'operazione chirurgica per togliere il fungo che si espandeva, che si è sparso in tutto il cervello. Ah, siamo ritornati da da suo fratello Tommy. Ormai siamo vicini. Lo so. Oh, pareva che camminavi sull'acqua, Joel. Allora, quindi stavo dicendo, lei doveva essere sottoposta a un Ok, ti tengo. Ok, andiamo. Vabbè, avete capito. Aspetta. Che è successo? Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. E non sapevamo cosa fare. E allora, lei ha detto, aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu mi hai messo la colpa? No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... Qualunque cosa
cosa accada. Continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentir dire ora, giuramelo. Però... Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Complimenti, complimenti. No, veramente. È troppo bello come finale, troppo bello. Veramente la Naughty Dog ci ha stupiti, veramente. E posso ammetterlo. Allora, abbiamo finito. Purtroppo, quell'avviso nell'ospedale purtroppo era vero. Stava per finire l'avventura. E così è stato. Allora, abbiamo finito quest'altro gameplay di questo magnifico gioco della Naughty Dog The Last of Us, ragazzi, veramente è magnifico come gioco, magnifico, è il gioco che fino a mo sono riuscito a giocare ed è stato il più bel gioco della mia infanzia, cioè non della mia infanzia, cioè di questo momento. Allora, che posso dirvi? Io posso dire che per chi lo vuole giocare lo consiglio molto, anche perché la grafica è stupenda. Purtroppo, scusate se non sono riuscito a farlo vedere con in modo buono, eccellente, ma purtroppo Avermedia mi arriverà dopo le vacanze, cioè non dopo quelle vacanze, scusate. Dopo, oltre il 9 o l'8, spero prima, spero a giugno, comunque dovrebbe arrivare. E quindi, e un'altra cosa è che forse, cioè, spero, comprerò Uncharted 4 insieme alla PlayStation 4. Io in questo, cioè adesso non ce l'ho la PlayStation 4, però comunque sia, comprerò sia uno che l'altro, quindi comprerò la confezione completamente. E quindi riuscirò a comprare sia Avermedia che Uncharted 4 e PlayStation 4. In questo modo, quindi, preparatevi. David Simpson, magnifico. Quindi, preparatevi perché... Quindi sarà un'avventura... Hanno detto che Uncharted 4... è il quarto capitolo, ovviamente. E purtroppo dicono che sarà l'ultimo capitolo di questa magnifica saga. Della saga di Uncharted. Però dicono che ho visto molte immagini e molti video. E la grafica è spettacolare. Credo che ormai tutti l'hanno vista. Allora, cast: Ashley Johnson, Ellie, Troy Baker, Joel. Che poi Troy Baker sarebbe anche l'attore che ha fatto ad Uncharted 4, Sam. Quindi prepariamoci a un'avventura mozzafiato e quindi spero molto presto di giocarla. Di giocare ad Uncharted 4, il quarto capitolo, e purtroppo dicono che è l'ultimo, quindi quarto e ultimo capitolo della saga di Uncharted. Però quindi dicono che... Ah, bello, abbiamo avuto a ogni costo completato a modalità facile. Bene, allora, per il fatto che l'hanno rinviato, lo dovevano far uscire Uncharted 4 nel 2015, ma per il fatto che l'hanno rinviato nel 2016 vuol dire che questo significa che l'hanno voluto migliorare Uncharted 4. Hanno voluto aggiungere qualche altra cosa, quindi... ci aspetta una bellissima avventura. Purtroppo dai trailer pare come se qualcuno muore. Scusate se vi do questa brutta notizia, però comunque non lo sappiamo. Quindi non credo, cioè non è ancora una brutta notizia, perché, cioè, dobbiamo prima giocarlo, ragazzi.
Non possiamo ancora dire niente. Piano sono usciti alcuni video. In particolare io, per esempio, ho fatto i doppiaggi di Uncharted 4 e ne devo ancora fare altri. E poi ho mandato qualche gameplay che è uscito, per esempio, come quello, il capitolo 10, le 12 torri. E o le 10, non mi ricordo, vabbè. Comunque, ci aspetta una grande e bellissima avventura. Left Behind gioca una storia parallela ambientata durante gli eventi di The Last of Us. Attenzione, è consigliabile giocarla dopo aver completato la storia principale. Questo lo faremo perché ormai abbiamo finito la storia. Vi avevo detto che l'avrei fatto, appunto, non vedo l'ora di continuare. Questa è la storia parallela, quindi non vedo l'ora di giocarla. E chissà che cosa ci aspetta, non so precisamente che cos'è. Il prossimo gioco non so precisamente, però vi ho detto forse, ma dico forse, spero. Il prossimo gioco, il prossimo gameplay che farò sarà su Uncharted 4. Quindi questo lo vedremo, cioè questo dovrete aspettare purtroppo a giugno, verso l'inizio di giugno. Quindi scusate se vi tengo sulle spine, però comunque, purtroppo, dovrete aspettare giugno, per motivi un po' personali, però, fra virgolette personali, però, purtroppo, vabbè. Già vi ho fatto vedere il finale di questo magnifico gioco, quindi vi ho dato tante informazioni. Ah, ecco cosa vi devo dire. Se avete capito il finale, quando loro discutono, in questa puntata, Ellie vuole dire che quando dice sto ancora aspettando, nel senso che lei è sia preoccupata della morte di Riley, ma soprattutto della sua migliore amica. E quindi sta ancora aspettando che lei muoia, Ellie, perché è un po' come se si sente in colpa, ecco, come dice anche Joel, e si sente in colpa di tutte le morti che lei ha visto. Soprattutto di Sam, di Henry, di Tess. Infatti all'inizio la prima morte che vediamo è proprio quella di Tess. Per lei è la prima e la seconda, quella di Tess. Quindi, altro non vi posso dire, cioè non vi posso dire, non so che cosa dirvi. L'unica cosa che posso dirvi è che consiglio a tutti di vederlo. A proposito, qua vedo il coltello appoggiato alla finestra. Bene. Magnifico. Allora è casa sua, cioè è casa loro. Dai creatori di Uncharted, andiamo con Uncharted 4 con Vincent. Io sono Vincent. Ciao. Allora ragazzi, io vi volevo giusto far vedere come finale la bacchecchia dei trofei 1%. Attrezziamoci, abbiamo avuto solo crea tutti gli oggetti, magnifico. A ogni costo, facile, completa la partita in modalità facile. Oggi. Cioè guardate, non ho avuto niente. A parte Drake Sport, non manca fra post, zero. Ma non so perché, perché, cioè, si sono salvati solamente nel gioco. Uncharted 3, magnifico, veramente. Un'avventura bellissima. 39%, beh, ha avuto più trofei. Anche invincibile, magnifico. Uncharted 2, il covo dei ladri. Guardate. Eh? 32. Allora, adesso abbiamo veramente finito la nostra avventura. Ci vediamo con le prossime. Uncharted 4. Non mancate.